Grazie Presidente. Saluto la Sindaca, saluto il Presidente e i colleghi. Ringrazio subito il Presidente che ha voluto che la presentazione di questo documento di illustrazione del PAP fosse concomitante con le celebrazioni della Giornata Internazionale della Donna. Questo è molto importante perché la presentazione di questo documento che è un passaggio tecnico, però va assolutamente nella direzione della cultura antidiscriminatoria, quindi grazie davvero. La seconda cosa che volevo dire come premessa è che sono veramente soddisfatta di aver potuto portare in aula oggi questo documento che è frutto di grande impegno di tutte le elette che fanno parte della Commissione, cioè la totalità delle donne elette all'Assemblea Capitolina. La Commissione soffre di un'elefantiasi che la blocca spesso. E quindi essere riusciti a portare oggi in aula questo documento è veramente un doppio successo. Doppio perché nonostante sia previsto dal regolamento del Comune dell'Assemblea Capitolina, questa è la prima volta che il documento di valutazione del PAP è presentato all'aula. Il documento è importante perché, ripeto, nonostante sia un passaggio tecnico, e però va a incidere in maniera profonda nella buona, ed efficace nel buono ed efficace svolgimento del lavoro dei dipendenti capitolini e della macchina amministrativa che è poi il motore della città. Un'ultima nota è che noi ereditiamo il piano di azioni positive dall'amministrazione Tronca. Quindi è qualcosa a cui l'attuale amministrazione si è dovuta adattare, ma soprattutto il PAP prevede un impegno economico che l'amministrazione non può sostenere. E nonostante questo è stato necessario all'epoca, ripeto, dall'amministrazione Tronca adottarlo perché altrimenti non sarebbero stati possibili fare le assunzioni che sono state fatte. Quindi comunque un PAP varato in via emergenziale, ma che siamo andati a valutare, viste le premesse che ho fatto, in modo positivo. E quindi diciamo che la base di questa valutazione positiva è perché si è dato atto che si è voluto superare la lettura aziendalistica dei dati e della programmazione ed è stata data molta attenzione invece al dato umano. E abbiamo così rilevato in commissione che si è data grande importanza allo sportello di ascolto nel caso del riallineamento del personale scolastico. Il personale scolastico che aveva un'esperienza sicuramente non amministrativa è stato così riallineato nel modo meno traumatico possibile. Un altro esempio è stato l'investimento delle pur scarse risorse economiche nel corso dei traduttori del linguaggio LIS. In generale, un'ultima cosa, è stato dato impulso alla selezione per la costituzione del nuovo CUG, quindi si è rimesso in moto la macchina amministrativa dal punto di vista dell'attuazione delle buone pratiche. Più in generale possiamo sottolineare che l'attuazione delle azioni positive finalizzate alla realizzazione delle politiche di pari opportunità svolte dagli uffici competenti hanno puntato sulla definizione di procedure di selezione del personale atte a stabilire le attitudini potenziali del personale stesso, all'accertamento che il personale sia debitamente informato circa la legislazione in materia di pari opportunità. Ci si è impegnati ad assicurare che i corsi di formazione e di aggiornamento professionale fossero messi a disposizione del personale capitolino senza discriminazioni. Ci si è impegnati ad adottare un codice di comportamento che assicuri un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco per abbattere pregiudizi e discriminazioni di genere o di altra natura. Si sono previste misure di sostegno intese a rendere compatibili le responsabilità familiari e professionali.
si sono previste nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali. In definitiva, dei 35 item, io lo pronuncio alla latina visto che è una parola latina, dei 35 item elencati nel PAP, 14 risultano realizzati, 2 in fase di definizione, mentre 17 sono stati lavorati per essere trasformati in proposte di cui si dovrà valutare la fattibilità, come si è detto, in ordine alle disponibilità economiche di Roma Capitale. 2 invece non sono ancora state assegnate. Come è nelle competenze della Commissione delle Lette, su questo fronte sarà possibile apportare i correttivi necessari perché le azioni del PAP siano attuabili nella loro totalità. Si può dunque concludere che le attività del periodo 2016-2017 risultano in linea con quanto previsto dal piano delle azioni positive 2016-2018, pur nei limiti, con i limiti sopra sottolineati. L'impegno e la disponibilità degli uffici competenti a sviluppare ogni strategia e potenzialità insite nell'amministrazione capitolina per promuovere e attuare le direttive nazionali e regionali, nonché quella dell'attuale consigliatura, risultano quindi ampi. Consegniamo dunque il documento ribadendo per esso la valutazione positiva della Commissione delle Elette. Grazie.